Le video notizie di distribuzione moderna. Sì, in realtà quando parlo di umanizzazione delle ricerche di mercato non intendo assolutamente contrapporre l'aspetto razionale a quello più intuitivo, il tema dei grandi dati rispetto alla ricerca qualitativa motivazionale. Intendo invece dire che le nuove tecnologie e i grandi dati, che diventano degli importantissimi enablers del nostro mestiere, devono continuare ad essere sapientemente conditi da una forza interpretativa di pensiero assolutamente molto più importante che in passato. Perché la tendenza in questo momento, siccome siamo nell'era in cui pensare e approfondire la conoscenza è diventato estremamente difficile proprio per mancanza di tempo, allora pensare che il grande numero e semplicemente l'algoritmo e la statistica possano fornirci direttamente, senza un filtro di pensiero, i risultati che ci servono per prendere decisioni nel business è assolutamente sbagliato. Quindi la formazione professionale è un continuum in barilla. Resta il fatto che nel mestiere delle ricerche di mercato comunque è molto difficile trovare formazione esterna di qualità. E quindi questo è un aspetto su cui sicuramente associazioni come ASSIRM possono dare un contributo molto molto importante. Sul versante delle metodologie, quindi della competence e delle skill di questo mestiere, stiamo sperimentando molto, stiamo coinvolgendo diversi partner esterni da quelli tradizionali con cui abbiamo sempre lavorato, ma cercando le prove, quindi ogni volta che utilizziamo nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi approcci statistici, dobbiamo poi trovare le prove concrete di quello che succede sul mercato grazie all'illuminazione decisionale che le ricerche portano, per capire se quello strumento effettivamente ci consente di avanzare ed evolvere o se è semplicemente un'alternativa luccicante che però non porta nulla di nuovo nella comprensione della gente.